Cari amici, benvenuti a quel mio gioco dove se uno è bravo oppure se ha molta fortuna può arrivare a vincere 1 milione. È un titolo un po' lungo, infatti no, ci stava. Questa sera gioca con noi e con grande piacere la signora Agnese. Buonasera. Ho capito, Jerry, però mi perdoni, io sono già miliardaria, glielo dico, Ma te, non potevi far giocare qualcun altro allora che ne aveva bisogno? Ma guarda che... Allora io parto con la prima domanda, stia attenta. E che cosa è raffigurata sulla moneta da 1 centesimo? A. La Torre di Pisa. B. Castel del Monte. C. Un trullo. C. Trullo. Prego. Io non lo so, ma Jerry, ma che razza di domande fate? Mi perdoni. Io non lo so. Il centesimo. Io non so neanche che cos'è il centesimo. Non l'ho mai avuto tra le mani. È roba da plebei, da poveracci. Madonna, mi sta facendo venire i nervi questa, te lo giuro, guarda. Senta, Jerry, non è che posso fare una telefonata a casa. Prego, signora Agnese. Perfetto, guarda, ottimo. Pronto, tesoro? Intanto salutami Jerry, che lo amo. Allora, devi dire trullo, hai capito, tesoro? Mi fido, Mario Sole. Sì, certo, tesoro. E allora, qual è la risposta? Cosa c'è sulla moneta da 1 centesimo? Il trullo. Il trullo. Sì, trullo. Ma era una battuta, era logico. Era B, Castel del Monte. Signora. Che gioia, sbagliato, ti giuro, sono troppo contenta che ho sbagliato. Gli sta bene, guarda. Ma non ci credo. No, posso fare una cosa, scusi, io non ho parole. Prego. Ma che mi stai chiamando di nuovo? Ma è possibile? Si può fare? Pronto? No, Maria Sole, ma perché non te ne va? Ma calmati, tesoro. Non ti ci mando, ma i caffè pagati per tutto il mese va adesso. Bene, tanto sono abituata, figurati. Ma è pazza questa.